Cristian Corsi, con i suoi 48 anni, è il nuovo rettore dell'Università degli Studi di Teramo e il più giovane rettore in Italia. Insediatosi il 1 novembre, ha presentato in conferenza stampa la squadra che lo accompagnerà nella gestione dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Corsi, nel suo primo discorso da rettore, ha annunciato un importante piano per il rilancio dell'Ateneo, partendo da innovazioni significative sia sul piano organizzativo che gestionale. È una visione di Ateneo completamente differente. Ci sono progetti che necessitano per lo sviluppo del nostro Ateneo una velocità di azione molto forte. La struttura organizzativa alla quale ho pensato è una struttura veloce, flessibile, per dare subito puntualità alle grandi opere che servono a rafforzare i progetti di ricerca, un percorso di didattica e di terza missione. Parliamo di un investimento di oltre 65 milioni di euro, ma già siamo al lavoro per ottenere ulteriori finanziamenti. Andiamo a ridefinire i macro processi di attribuzione delle mission principali del nostro Ateneo, che sono didattica, ricerca e terza missione. Questo è il motivo per il quale terrò a me il coordinamento dei 3 progetti Masterplan e terrò a me il coordinamento dei progetti nazionali ed europei. Il nuovo rettore intende dare vita a una didattica moderna e mirata, puntando a un forte legame con il territorio abruzzese e a formare studenti preparati per le sfide del futuro. Questa visione, che unisce tradizione e innovazione, mira a consolidare l'identità dell'Ateneo Teramano come punto di riferimento per la comunità e per i giovani. Qual è la promessa che vuole fare agli studenti? Sarò il rettore soprattutto degli studenti e ho deciso, ad esempio, di non lasciare l'insegnamento. Sto continuando ad andare in aula in queste ore, continuerò ad essere titolare di economia aziendale e nel secondo semestre di comunicazione di impresa. Sarà complesso organizzare la giornata e l'agenda, ma non lascerò mai il rapporto con i miei studenti, ai quali ho detto questa mattina a tutti i rappresentanti che sono gli unici che possono venire in rettorato senza appuntamento.